E arriviamo negli ultimi 12 minuti a parlare invece del caso a noi più vicino. In realtà, e diciamo, vi racconto e cito studi da me fatti, diciamo, in anni passati. De Martino avrebbe potuto, non è che è andato molto lontano, è andato in Lucania, in genere gli etnologi fanno più chilometri, ma avrebbe potuto documentare una cosa di straordinario interesse a pochi metri da casa sua, e cioè dove eravamo noi ieri sera, nel Duomo, in occasione del miracolo di San Gennaro. Non vi posso dire molte cose, vi dovete un po' fidare di me. Voi fate astrazione, immaginate gli anni 70 quando c'erano le parenti di San Gennaro, fate astrazione dalla dimensione propriamente del miracolo. Quindi si mettono a fare una questione chimica, la cosa meno interessante. Lo stile rogatorio fa di questo caso un caso unico al mondo, diciamo così. Voi non pensate che c'è il miracolo, ma guardate questa scena in cui si prende il sangue del morto, non pensate che è San Gennaro. Poi si prende la reliquia del suo capo, la si mette vicino e poi ci sono le parenti di San Gennaro. Non pensate che loro vogliono dire al santo di fare il miracolo, le quali hanno due atteggiamenti. Uno, possono dire anche il Padre Nostro, ma lo dicono così, senza sapere bene cosa dicono. E l'altro, si graffiano i capelli, danno i pugni sulle panche, una scarica psichica e relativa, e poi non è vero che ingiuriano il morto, ripropongono morfologicamente i pianti di moglie per il marito, di madre per il figlio, di sorella per il fratello, che sono codificati, e in uno di questi c'è anche il fatto che ci si scaglia contro il morto per il fatto che è morto, e c'è invece la nenia che dice che bella faccia che tiene, cioè si rimprovera al morto di essere morto, e lo si fa sia perché la morte l'ha sfigurato immediatamente nel giro di qualche secondo, e sia perché è ancora bello come se fosse vivo. Quei comportamenti non sono né più e né meno che una riproposizione di un'esigenza di protezione della persona dentro un rito che si associa al suo contrario, cioè al miracolo. Per cui c'è una sorta di desemantizzazione rispetto all'evento. Di questo io sono riuscito a parlare anche con gli ultimi interpreti. Loro avevano un vago sentore di quello che facevano. Perché alle mie domande di uno per dire ma fammi vedere bene come faceva, quello si scocciò e disse: senti, ma tu, noi i signori piangono i morti commuovendosi con la lacrimuccia, noi quando piangiamo facciamo strepiti. Però io stavo facendo le domande, quindi anche loro avevano, poi c'è l'uso del fazzoletto, cioè in maniera ridondante, il fatto che dovevano essere donne, il fatto che si chiamavano parenti, insomma fidatevi di me, poi diciamo non c'è tempo per approfondire. Era una tecnica rituale di protezione della presenza che derivava da un lamento e da un cordoglio e da una difficoltà di distacco associata al miracolo, ma questo è il caso emblematico di Napoli, in un centro mondiale, millenario della cristianità, non solo. Infatti le cose più interessanti, è strano come le cose più interessanti non divengono mai interessanti per tutti. Quelli vogliono fare l'analisi del sangue, ci sono quelli credenti che vogliono dimostrare con la chimica che il Padre Eterno esiste, e quelli invece agnostici che vogliono dimostrare sempre con la chimica. Ma invece il resto è di un interesse straordinario, perché questo evento in cui si ripresentifica il morto e il morto che torna come vivo, perché di quello si tratta quando il sangue si liquefa, è inserito, cioè questa paraliturgia si trova inserita in una dinamica liturgica che è centrale per il cristianesimo, cioè con l'Eucaristia, e partecipano alla stessa natura simbolica. Tant'è vero che se voi sentite le prediche, adesso non ci sono più le parenti di San Gennaro, con l'episcopato del cardinale Mimmi e soprattutto di Ursi sono state allontanate, ci sono le consorelle che ripetono tutti i testi verbali, ma non possono fare strepiti, diciamo così, quando invocano il miracolo. Ma se voi sentite
le prediche, ed è questo è singolare, cioè si dice a queste persone che vedono una pietra ridiventare sangue, la morte ripresentarsi come vita, però questo è meno importante rispetto a quello che avviene nell'ostia consacrata. Queste stesse persone che li si considera semplici, non portati per la grande teologia, però poi si dice loro è meno importante il miracolo di San Gennaro. È evidente che lì noi siamo davanti a una formalizzazione di cui si potrebbe fare la storia, ma che io vi risparmio, in cui l'intellettualità cattolica si è presa per secoli cura di due umanità che vivevano nella stessa città. Quella del mondo occidentale moderno, quella che De Martino chiamava di Don Benedetto o di Palazzo Filomarino, cioè dove abitava Croce, dove si respirava, diciamo, il punto più alto della cultura occidentale hegeliana, e quello che succedeva a qualche metro di distanza in quella che loro chiamavano gli atteggiamenti culturali della plebe rustica. Questi due mondi votati, come dire, allo scandalo dell'incomprensione reciproca, proprio riguardo all'idea di persona, erano stati messi assieme con grande sapienza in una scala, diciamo, salvifica che teneva conto di materie e di spirito, e noi ne abbiamo potuto afferrare, come dire, solo un tratto, perché se voi leggete i testi in napoletano, sono stati raccolti intorno all'Ottocento e rimontano probabilmente al Seicento, solo in napoletano quello che le parenti dicevano verbalmente, diciamo, e quello che oggi le consorelle dicono, sono la traduzione in napoletano di preoccupazioni tridentine. Io escluderei che dipendano dalla tradizione orale del canto, ma lì c'è una contrattazione in cui l'intellettuale dice, cioè chi si prende cura, chi si fa negoziatore di questi due mondi, chi prova a farli comunicare e parlare, si è messo d'accordo, cioè noi accogliamo questa necessità di protezione e la iscriviamo in una pedagogia che prevede, diciamo, una risoluzione nel tempo che non sia, come dire, che sia compatibile